Matera in 30 secondi, al primo secondo dice che è un artista transmediale, nel senso che passa attraverso varie forme d'arte e di conoscenza, perché Valeria Patera crede che sia ormai assurdo dividere saperi, arti e linguaggi nella nostra civiltà contemporanea, dove tutto si tocca, tutto si contamina, tutto si tange, e di conseguenza io ho sempre cercato e ho coltivato la possibilità di avere una visione panoramica di quello che accade nel mondo, per quanto è possibile naturalmente, e di contaminare questo nell'arte. Soprattutto il teatro è la zona che proprio per sua vocazione è la zona di contagio, è la zona dove il nuovo incontra il vecchio, dove l'ovvio incontra lo sconosciuto, e il risultato è sempre una sorpresa. Intanto questa decisione sembrerebbe così più balzana nel momento in cui io non dicessi che accanto alla formazione artistica ho appunto coltivato la formazione filosofica, con una specializzazione proprio nel campo della filosofia e della scienza, e quindi è questa apertura di visione che questa serie di studi mi hanno aperto, avendo peraltro avuto anche insomma degli ottimi maestri come Giulio Giorello o Carlo Sini, e di conseguenza da questa apertura e soprattutto dalla conoscenza di queste storie straordinarie, a cominciare da Turing, che è stato il primo di cui ho parlato, ho iniziato questo nuovo corso, per quanto mi riguarda, che continua ormai da più di 12 anni e che mi ha regalato grandi felicità. La storia di Turing è stata quella via di mezzo tra la volontà e la casualità, nel senso, intendo, la casualità è stata la casualità di aver incontrato in un certo modo la figura di Turing, e premetto che 12 anni fa lo conoscevano solo gli informatici e i matematici, e peraltro conoscevano le sue teorie e poco la sua vita, mentre adesso con i vari film e libri insomma è una figura un pochino più conosciuta. Quello che mi ha affascinato è stato, da un lato, la dimensione teatrale della sua vita, certamente, cioè uno che si suicida avvelenando la mela di Biancaneve che aveva visto nel film di Walt Disney. Peraltro io sono stata anche la biografa del produttore che ha portato quel film in Europa per primo, quindi curiosa coincidenza, ma quindi questo sul piano della fascinazione teatrale, proprio della dimensione teatrale anche della sua vita. C'è una dimensione tragica della sua vita molto interessante, questo, il fatto che abbia subito la castrazione chimica, eccetera, e invece dall'altro lato la considerazione più razionale e filosofico è che quest'uomo ha veramente aperto una nuova era. Cioè, per noi oggi dire intelligenza artificiale è una cosa così più che acquisita, mentre in quel momento non lo era. Mi basta solo dire la frase con cui che Turing proprio usava per aprire i discorsi su quella che era la sua visione. Lui diceva: non c'è niente di sacro in un cervello, e quindi io posso riprodurre quel cervello anche su un altro tipo di supporto. Ecco, dire questo, al di là delle eventuali discussioni che possiamo fare intorno a questo, sembra una cosa ovvia. Nel momento in cui lo diceva Turing, non lo era affatto, e lui ha visto avanti di più di 100 anni, come prima di lui Ada Byron Lovelace vide avanti di 100 anni. Quindi io sono affascinata dalle persone che vedono oltre, che vedono il futuro, e quindi dal futuro che io sono rispetto a loro, amo questo, dire grazie a loro raccontando la loro storia e cercando di farla capire alla gente. La gente che vive assolutamente non può fare a meno delle macchine che questi due geni hanno prodotto, cambiandoci la vita, cambiando il nostro modo di comunicare, il nostro modo di lavorare, eccetera eccetera. E quindi io mi sono sentita in dovere di fare questo. Prima l'ho fatto per me stessa, naturalmente, per il grande piacere e la gioia che questo mi ha fornito, perché è stato come convivere con Turing un certo numero di anni e poi convivere con Ada Byron per un certo numero di anni, e poi ecco di
condividere questa fascinazione, di condividere la ricostruzione della loro storia, soprattutto la ricostruzione della genesi del loro pensiero, e di metterlo a disposizione del pubblico affinché quando si siedono davanti al computer abbiano almeno una pallida idea di quello che sta dietro. E voglio sperare che magari sapendo qualcosina in più possano anche essere un pochino più attenti nel farne un uso appropriato dello strumento.